La faremo, come dice Pannella, capita io. di incontrare in questa strada, Pannella ha citato Napolitano, ha citato Bergoglio, sono gli interlocutori che ha avuto anche negli ultimi 10 giorni particolarmente intensi, che giornate quelle appena vissute da Pannella e dal Partito Beh, Radicale. io l'ho vissuto a Non c'è. letto, ho capito. Beh, io spero che ce la faccia, che ce la facciate, però insomma, Voi? no, voi, insomma, Ah. i confini qui sono molto labili, diciamo, è sempre più labile, ma io ho dismesso da tempo due atteggiamenti, diciamo, di distinzione forte rispetto a Marco e diciamo le culture radicali che sono stati, secondo la mia tradizione, A, quello di ritenere che sopravvalutasse incommensurabilmente la questione dei diritti e delle regole rispetto alla questione dell'eguaglianza. Due, che ci fosse un eccesso di volontarismo in molte delle sue battaglie politiche pure preziose. Ho dismesso entrambi questo atteggiamento critici, più che per merito di Pannella, per demerito del campo in cui ho militato e milito, che no, diciamo, non può permettersi dopo una sconfitta storica di avere il sopracciglio alzato, e quindi, diciamo così, provo a guardarla con un occhio Sono tic che più, non si diciamo possono. sì, più complice, ecco, più complice. Però vorrei ugualmente riflettere, in qualche modo mantenendo questa continuità con il mio impianto critico. C'è un elemento paradossale, semplicemente nella descrizione dei fatti, che tu adesso, direttore, hai ricordato, che prima hai esposto molto ampiamente Marco. Ed è: Marco Pannella incontra sulla sua strada, che è una strada molto impegnativa e diciamo così molto critica rispetto a un potere manifestamente illegale, no? Incontra sulla sua strada le maggiori autorità del mondo delle istituzioni religiose e delle istituzioni laico-statuali. Di Incontra, Cesare e di esatto, Pietro. incontra il dati a Dio e il dati a Cesare, entrambi, diciamo, i portatori di Dio e di Cesare incontrano Marco Pannella e, adesso non vorrei forzare rispetto alle due autorità, però manifestano un interesse e spesso una condivisione rispetto ai temi che vengono avanzati come temi di civiltà, di diritto e di umanità. Allora, uno cosa si aspetterebbe? Che questa battaglia in qualche modo vada a un compimento e a un risultato. Fatta, uno dice Cioè, fatta. il legislatore, avendo l'onore e l'onere di essere rappresentativo del popolo, un popolo che si manifesta attraverso l'autorità laica, attraverso l'autorità religiosa in consenso, tutto dovrebbe far credere che dunque le condizioni per realizzare gli obiettivi indicati siano. Invece no, invece no. Invece il legislatore risulta non impermeabile a Pannella, ma impermeabile al Papa e al Presidente della Repubblica. Perché? E com'è possibile? Questa domanda, secondo me, è una domanda nel nostro mondo di oggi capitale, perché forse ci conduce alla ragione per cui il nuovo possibile di cui parla Marco contro il probabile è un azzardo, è una sfida che se uno fosse realista dovrebbe dismettere. Proviamo a vedere perché. Secondo me è perché, adesso la dico con un po' di violenza, vi chiedo scusa, perché è morta la politica. O meglio, la politica che attraverso mille storie, a cui diversamente abbiamo appartenuto, aveva guadagnato uno statuto di autonomia nell'esercizio della costruzione della democrazia,
secondo me, ha dismesso l'abito dell'autonomia e ha assunto un ruolo servile nei confronti dell'organizzazione di una società neoautoritaria. Cioè, la politica oggi non è che è scomparsa, non è scomparsa per niente, anzi è più forte e, diciamo così, strafottente che mai, soltanto che invece di servire la costruzione della democrazia, serve la costruzione di regimi neoautoritari. Dico neoautoritari per evitare che la polemica cada immediatamente, ma dove vedi i carabinieri a cavallo, dove vedi i gendarmi, dove vedi il fascismo? No, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un'altra cosa. Questa condizione, secondo me questa condizione, fa sì che persino il Papa e il Presidente della Repubblica possano risultare del tutto impotenti. Possono risultare impotenti perché questo sistema tende a risultare impermeabile a tutte le domande che non siano considerate compatibili con il suo funzionamento. Il criterio di giustizia come il criterio di libertà sono dei lussi che questo sistema non si può permettere. Risponde ad un criterio di presunta efficienza. Punto. Il tuo diritto è incongruo, non è inutile che mi stai a raccontare dei diritti, perché può non starci. Se non ci sta rispetto alla mia presunzione di consenso populistico, non te la prendo. E vale per i diritti come vale per le questioni sociali. È lo stesso ordinamento che si produce. In questo senso io sono più pessimista di Marco, che dice una cosa a cui credo molto, ma che mi sembra in qualche modo spiazzata da queste considerazioni, dalla realtà che mi propone queste considerazioni, e che è la questione dell'ascolto. È verissimo, se tu stai 1, 2, 3, 4, 5 anni, 10 anni, in una condizione in cui la tua parola tende a essere resa irricevibile nello spazio pubblico dal popolo, è evidente che tu stai in una condizione, diciamo, di minorità palese. Irricevibile o non consentita alla... Non consentito, così. Lo rende lui irricevibile, capito? Lo rende irricevibile. Ora, è vero. Io però, più pessimisticamente, tendo a usare, oggi adattandola un po', anche la categoria gramsciana della rivoluzione passiva. Cioè non è semplicemente che è impedito perché il sistema delle comunicazioni di massa, perché le televisioni, perché le radio, perché i giornali, tutto vero, intendiamoci, ma è impedito anche dalla, in un certo senso, irrecevibilità per una rivoluzione passiva che è intervenuta. Cioè questo potere ha plasmato anche, conosco l'obiezione, ma allora com'è che tante battaglie civili vengono praticate e vinte? Perché è un'altra dimensione. E non sto parlando di quelle tradizionali, grandi, del Partito Radicale di Marco e di tutti voi, cioè divorzio e aborto. Perché quella era una condizione tutt'affatto diversa. Potevi, Marco, litigare a morte con i dirigenti del Partito Comunista su quella che sembrava una sordità o una sottovalutazione di quel tema, ma interloquivi, ma avevi una relazione, anche conflittuale, ma una relazione. Quelle battaglie hanno smosso non solo genti, suore, preti, miscredenti, anticlericali, ma hanno prodotto dei sommovimenti nelle forze politiche organizzate, sommovimenti grandi, cioè c'era una interlocuzione critica, ma interlocuzione. Dov'è oggi? Tu citi giustamente il Papa e il Presidente della Repubblica, ma qual è la relazione con le forze politiche organizzate? Non c'è, perché le forze politiche organizzate hanno subito una mutazione genetica. Esattamente, hanno subito una mutazione genetica per cui essi medesimi sono impermeabili a queste istanze.
E il punto cruciale è che si costruisce un governo allargato alla città, coopta, perfetto, che coopta istituzioni, organizzazioni, anche quelle che storicamente appartenevano all'altro campo, hanno trasmigrato di campo e sono dentro quello che Agamben chiama la governamentalità, cioè non solo la governabilità, cioè una funzione della politica, ma un mutamento, come dire, culturale, a quasi antropologico. La politica risponde solo alla domanda oggi, la politica di oggi risponde solo alla domanda chi vince le elezioni e chi governa. Non che cosa fare, cosa cambiare, come far vivere la gente, quale problema, non c'entra. Il punto è risolvere questo problema. Chi vince? Che è, come mi insegna Marco, il contrario della cultura non violenta. Il contrario. Proprio chi crea, esattamente, non chi vince. E non chi vince, esattamente. E poi il contrario. Questo lo rende impermeabile, è questo che rende impermeabile. Dunque, per chi in qualche modo intende continuare a far vivere un pensiero critico e una creatività nella propria esistenza, umana e politica, il problema è proprio quello, in qualche modo, di fare i conti criticamente con questo nuovo sistema, non con quello precedente, con questo. E qui vorrei dire un'altra cosa. Io spero davvero che ce la si faccia a far vivere il Partito Radicale, perché sarebbe un'operazione contro legge storica. Naturalmente, questo muove una grande ambizione. In questo modo mi sento solidale. Spero che si capisca. Se questa battaglia fosse stata condotta nella Prima Repubblica e nei dintorni di quella che impropriamente sta chiamata Seconda, sì, avrei avuto simpatia personali per quelli che conducono queste battaglie, come li ho sempre avuto. Ma non di classe. Scusa se inserisco questo. No, ma non di classe. Cioè, non mi sarei, sentito coinvolto emotivamente nei confronti di persone che stimo, ma non politicamente. Ma nel senso che se muore, pazienza. Se muore il Partito Radicale, non se muore Marco Pannella, ma se muore il Partito Radicale, pazienza. Ce ne faremo una ragione. Ma qui invece, secondo me, è in discussione un altro punto, perché secondo norma il Partito Radicale dovrebbe morire. Ma non solo per le cose che dice Marco, che pure condivido, per una ragione più di fondo, che è incompatibile con il nuovo ordine. È incompatibile con il nuovo ordine. Come sono diventate incompatibili tutte le grandi famiglie di cultura politica, che non casualmente sono state cancellate o si sono suicidate, mettetela come volete. C'è un soggetto politico che si possa chiamare comunista? C'è un soggetto che si possa chiamare socialista? C'è un soggetto politico che si possa chiamare liberale? C'è un soggetto politico che possa chiamarsi democratico cristiano? No, non ci possono essere. I soggetti politici sono innominabili politicamente, perché sono privi di natura politica. Sono soggetti di accesso, conquista al governo, quindi tendenzialmente insignificanti dal punto di vista delle culture politiche. Non si chiamano così perché non si possono chiamare, non perché non c'è ragione di chiamarli così, perché il principio guida è la governabilità, non il pluralismo, il confronto, la creatività. Per cui, siccome i radicali appartengono, diciamo, a una tradizione forte, che non casualmente Marco citava a partire dal 41, e in ogni caso, se anche volessimo travalicare questa, appartengono alla grande famiglia liberale, alla grande cultura liberale, no? Queste culture sono oggi considerate un ingombro,
sono non solo fastidiose, sono, come si può dire, degli elementi che contraddicono la presunta razionalità della scelta politica legata, e qui richiamo di classe, alla costruzione di civiltà che è, che produce il capitalismo finanziario globale, di civiltà o di inciviltà, come volete. In questo senso il Papa sente giustamente la sfida. Quando dice, badate che il demonio non è quello che potete voi immaginare fantasticamente, ma il demonio è l'ordinamento della società secondo la primazia del denaro, dice una cosa che coglie, secondo me, precisamente, e ci porta al di là di questo valico, questo elemento, che noi siamo di fronte alla fondazione di una cosa che a partire dall'economia ha una presunzione di fondare una civiltà. Adesso se volessi esagerare direi persino un'antropologia, se volessi esagerare, una nuova antropologia. Questa nuova antropologia pretende che, per usare la vecchia categoria sartriana, che siamo ridotti a una condizione seriale. Tu, se stai fuori dalla condizione seriale, devi uscire di scena. Per questo, se il Partito Radicale ce la fa, in qualche modo dice che ce la si può fare in diversi, perché dimostrerebbe che non è vera che questa incompatibilità, come si può dire, attesa, il sistema attende l'incompatibilità. Cioè, tu devi morire, come sono morti i tuoi, come dire, fratelli, anche coltelli, anche fratelli coltelli, ma sono morti. Tu hai detto il nome del nuovo ordine. Sì. Scusami, di dell'ordine nuovo. No, perché già... no, non è l'ordine del nuovo ordine. Hai capito? Cioè, i tuoi fratelli coltelli sono già morti. Sei rimasto solo tu. E quindi devi morire. Non fosse altro che perché non puoi citare la memoria. Non puoi citare la memoria. Se ce la facciamo, in qualche modo vive una contraddizione. Cioè, vive un elemento che dice, è vero, la tendenza è quella, ma non è detto che non possa entrare un granello di sabbia in questo ingranaggio. Se resta un granello di sabbia in questo ingranaggio, io penso che ci potrebbero entrare prima o poi anche dei sassi, appunto quelli di classe. Ma se invece viene stritolato anche questo granello di sabbia, è l'ordine che si costituisce. E allora, naturalmente, tendiamoci bene, ho finito. Questo non vuol dire che si possono impedire delle lotte in nessun regime, neanche nelle carceri, vero? Non c'è niente da fare. Cioè, neanche a quello che si appresta ad andare a mettere la testa sotto la ghigliottina puoi impedire di pensare male al suo carnefice. Ma è cosa assai diversa dal poter costruire alternative di società. È diverso. Allora, ci sarà sempre, diciamo, lo spazio per fare delle battaglie nella società cosiddetta civile. Per cui, la battaglia per le carceri ce la puoi fare, per l'acqua bene comune, badate che sono cose importantissime, sono cose a cui attribuisco un'importanza fondamentale, persino più alta della gerarchia della politica del quadro delle istituzioni. Non è questo il punto. Però, come si vede, diversamente da divorzio e aborto, avvengono in uno spazio che non contamina la costruzione della politica organizzata nelle istituzioni. Non è vero che sono condannate all'impotenza, non è vero per niente. Possono anche risultare vincenti. Ma quello che il sistema tende a impedire, esattamente, che ci sia un soggetto politico, partito o come vuoi chiamarlo, quello che vuoi tu, che renda permanente la presenza di un'opzione critica, non semplicemente prodotta da un'istanza di movimento, per quanto grandissima, ma invece che sia una presenza critico permanente che indica l'esigenza di nuova norma, di nuova istituzione, di nuova organizzazione, regola. di nuova regola. Ecco, spero di aver detto perché
questa, diciamo, questa vicenda che sembra riguardare il Partito Radicale, diciamo tendenzialmente condannato a morte, come i suoi fratelli Coltelli e no, è una questione che riguarda tutti coloro che pensano che la politica non è definitivamente condannata a essere semplicemente il servo della costruzione di un potere autoritario.